Buongiorno, eccoci alla quarta e ultima puntata di questo corso estemporaneo. Ricordo, estemporaneo in quanto non c'è nulla di montato, le cose vengono dette così come vengono e anche la grafica, insomma, in genere. No, non è un'edizione definitiva né perfetta. La cosa che mi importava è, durante queste 4 ore di lezione, è portare dati precisi, grafici precisi e rendere i discorsi molto semplici e capibili, da chiunque. Questo era il vero obiettivo. Non sono 4 ore, di discorsi per economisti e fra economisti. Allora, l'ultima volta ci siamo fermati su questo grafico. Questo grafico, dà l'idea di come pericolosamente il sistema americano, ma quello europeo non è molto diverso, o comunque tenderà sempre di più a questo, come il sistema americano sia vicino a punti di rottura. Come viene misurato questo punto di rottura? Viene misurato da questo grafico, come l'1% delle famiglie più ricche quanta ricchezza complessiva detiene. Attualmente siamo arrivati al 23 e rotti per cento, cioè l'1% delle famiglie più ricche detiene il 23 e rotti per cento della ricchezza complessiva in America. Se voi vedete l'altra punta nella storia americana dal 1900 a oggi, l'altra punta è qua ed è in corrispondenza del 1929. Ci sono diverse similitudini fra la situazione del 29 negli Stati Uniti e l'attuale situazione europea con l'euro. Una prima similitudine è la iper espansione dell'economia di carta, della speculazione. E questo è quello che successe negli Stati Uniti nel 29. Un'altra similitudine è la deflazione, cioè la mancanza di moneta. Allora, perché avevano deciso di stare in un determinato sistema monetario, oggi uguale. Decidiamo di stare nell'euro con tutti i problemi che la BCE ci sta generando, per come è costituita, e penso di averlo spiegato. BCE che non è prestatore di ultima istanza, BCE che stampa i soldi dandoli direttamente alle banche d'affari e non ai governi, BCE che a fronte dell'emettere liquidità da una parte non controlla direttamente l'emissione del titolo di debito collegato a quella liquidità. Perché i titoli di debito invece vengono emessi dai singoli stati, che però sono scollegati dalla BCE. Da questo grafico qua ricaviamo anche una cosa sostanziale che dovremmo metterci bene in testa, e soprattutto dovrebbero mettersela in testa le classi dirigenti industriali italiane e le classi dirigenti sindacali italiane, perché entrambe non hanno ben capito una cosa molto semplice. Gli anni del boom economico, che ci sono stati in Italia, ma ci sono stati anche negli Stati Uniti, questi anni qua, gli anni 50, gli anni 60, fino a buona parte degli anni 70, ok? Sono anni in cui la distribuzione della ricchezza era più equanime, ok? Gli anni di crisi economica sono gli anni in cui la distribuzione della ricchezza è meno corretta. Equivale a dire un'economia va bene se la ricchezza è distribuita il meglio possibile. Meglio è distribuita la ricchezza, meglio va l'economia. Questo dovrebbero metterselo in testa tutti. Mentre invece pensiamo tutti, o meglio pensano tutti, che portando risorse finanziarie e ricchezze al capitalismo e ai gestori di capitale, sottraendo capacità di acquisto ai lavoratori e reddito ai lavoratori,
allora l'economia andrà meglio. Questo è il concetto del liberismo, che non funziona. Da qui si vede anche un'altra cosa. Negli anni 70, a partire dagli anni 70, meglio ancora dagli anni 80, inizia la curva a risalire e alla fine degli anni 70 gli effetti di quello che, del cambio radicale del sistema monetario mondiale, cioè quando il dollaro è uscito dal gold standard e Nixon ha detto a tutto il pianeta i miei pezzi di carta verdi valgono quanto l'oro, beccateveli come sono, e la mia miniera d'oro diventa la Fed. Da quel momento lì tutto il sistema monetario mondiale cambia, ma di fatto la finanza acquisisce sempre più potere. Questa è una curva che io la leggo almeno anche in questo modo. È una curva che dà l'idea di come la ricchezza finanziaria si sia sempre di più accumulata e sempre di più concentrata, ma in forza di un sistema monetario mondiale che non può funzionare e non può andare avanti così. I cinesi lo dicono agli americani ormai da diversi anni, i paesi emergenti lo dicono agli americani ormai da diversi anni. Il sistema dollaro-centrico, dove il dollaro è sostanzialmente la moneta di riferimento del pianeta, non può andare avanti. In questa lezione parleremo anche di questo, e cioè buttiamo l'occhio dall'euro alle situazioni domestiche, è un sistema monetario domestico da una parte, e quindi introduciamo delle soluzioni possibili, e dall'altra parte buttiamo l'occhio fuori dall'Europa e vediamo la situazione complessiva mondiale, la guerra delle valute che c'è in atto e soprattutto la guerra, direi, all'ultimo sangue fra Cina e America, e su quale campo di battaglia si sta conducendo quella guerra, che sarà molto utile per capire uscire dall'euro o non uscire dall'euro ci conviene, e sarà utile anche per capire quanto disinformata è l'opinione di quelli che dicono vabbè, ma se uscissimo dall'euro cosa facciamo col petrolio, ad esempio, e con le risorse energetiche? Vedremo durante questa lezione come anche da questo punto di vista ci può solo convenire uscire dall'euro. Comunque, torniamo a questa curva e non possiamo non accennare, almeno velocemente, alle politiche del lavoro, le politiche dei redditi, le politiche industriali e che cosa è successo e come sono stati massacrati anche in genere i diritti dei lavoratori e le capacità di acquisto dei lavoratori. Vediamoci questo dato, declino dei salari nei maggiori paesi OCSE. Adesso, indipendentemente, non avevo neanche la leggenda corretta, non l'ho messa, ma non è che ci interessa se la nostra curva è quella verde o quella viola. Il punto è che questi sono i maggiori paesi OCSE e non ce n'è uno che abbia una curva che va verso l'alto. Tasso di disoccupazione. Ricordate che parlavamo del Giappone con il suo 220% di debito PIL e come ci hanno infinocchiato mettendoci in testa che noi abbiamo il 120% e quindi dovremo sudare lacrime e sangue ancora per anni infiniti. Ok? Perfetto, il Giappone ha questo tasso di disoccupazione, la linea azzurra. Questi sono i paesi europei, sia considerati a 17 che a 27, ok?
Questi sono gli Stati Uniti e qua si vede cosa è successo nel 2008, con la crisi finanziaria. Come se appunto questi due fenomeni, il tasso di disoccupazione e una finanza gestita in modo corretto piuttosto che una finanza che fa quel cavolo che vuole, come se questi due fattori siano scollegati fra di loro. È chiaro che quando c'è una crisi finanziaria pesantissima come quella che c'è stata negli Stati Uniti, succede di conseguenza questo. Ma sono arrivati sui nostri tassi di disoccupazione comunque. E quello che è interessante comunque è guardare questa curva. Quando un governo gestisce la propria moneta e le proprie finanze nell'interesse del proprio popolo, può succedere che il tasso di disoccupazione rimanga costante. Ok, adesso parliamo un attimo di politiche del lavoro e parliamone dal punto di vista degli imprenditori, con i numeri degli imprenditori. Allora, prima di tutto, dal mio punto di vista ci sarà da ricostruire proprio l'Italia, ma un punto di partenza per ricostruire l'Italia saranno le imprese. Direi che il punto di partenza saranno le imprese. Noi abbiamo avuto una classe imprenditoriale in Italia disastrosa, oltre ad una classe politica disastrosa e oltre a una classe sindacale disastrosa. Sto generalizzando ovviamente. Però ci sono imprenditori e imprenditori. Allora vorrei leggere quattro righe qua. Forse l'unica grande azienda italiana, leader planetario nel suo specifico settore merceologico, ad essere virtuosa, solida in espansione, presente in 132 nazioni, ha 75.560 dipendenti, di cui 62.000 addetti che producono nel territorio della Repubblica Italiana. Qua non si è delocalizzato. Non ha neppure un cassa integrato e non prevede di averlo. Il suo titolo quotato in borsa soltanto nel 2012, quindi imprenditore che non è andato a prendere i soldi in borsa, ma li ha presi dal mercato vendendo i suoi prodotti, è schizzato avanti del 32%, unico titolo in positivo. Il suo fatturato si aggira intorno ai 7 miliardi di euro, superiore di un 13% rispetto all'anno precedente. Ci sono imprese grandi anche che stanno crescendo in Italia. La storia di questa fabbrica e del suo ideatore fondatore è studiata oggi nel corso di Management Industriale dell'Università di Harvard, come esempio pratico vincente del miracolo economico italiano che coniuga impresa, creatività, rischio, con una ricerca accurata del design, eccetera, eccetera. Si chiama Luxottica. Il suo proprietario, fondatore, Leonardo Del Vecchio. Questo è un imprenditore. Sotto c'è un'altra fotografia, un po' più piccola. Qualcuno di voi ha qualche dubbio sul fatto che la Fiat, non adesso che c'è, negli ultimi anni, ma in tutti gli ultimi decenni, sia stata un'impresa finanziata dal governo che ha preso aiuti governativi di tutti i tipi? È stranoto, è arcinoto che la Fiat quello faceva. C'è forse un problema di imprenditori e di manager e non certo di addetti al lavoro e di operai fra questo modello di impresa e questo imprenditore e questo modello di impresa e questo imprenditore. Ma soprattutto vorrei dire questa cosa abbastanza semplice. Come possono i sindacati non capire cosa sta facendo Marchionne? Marchionne non ha nessun interesse a fare prodotti. Marchionne ha fatto un'operazione finanziaria che il governo degli Stati Uniti gli ha permesso di fare.
Dal mio punto di vista, quasi sicuramente finirà ad essere l'amministratore delegato di un'impresa che praticamente sarà solo negli Stati Uniti. Ma il punto è un altro. Il punto è che quando Marchionne si va a muso duro contro la classe operaia e contro i sindacati, lo sa benissimo di inimicarsi anche tutta una parte dell'imprenditoria italiana. Ma che cosa sta facendo? Sta facendo né più né meno di quello che faceva, come dire, Bossi, quando la sparava grande, la sparava 10 più in là per ottenere 5. C'è una politica precisa di come si gestisce la relazione sindacale, come si gestisce in genere le relazioni fra capitale e lavoro. Marchionne sta facendo politica, non sta facendo impresa, sta facendo politica in Italia. Marchionne, che conosce bene gli ambienti finanziari americani, sa benissimo dove un certo tipo di finanza vuol far andare l'Italia e in genere Sud Europa, dove sta andando la Grecia, e ovviamente non ha nessun interesse ad investire adesso, perché può essere che fra un anno, 2 anni, l'Italia sia messa molto peggio di come è messa adesso, e quindi a quel punto investire con un costo del lavoro ancora più basso e ben più basso di quello attuale, allora potrà essere più utile e fare più utile. Quindi la strategia di Marchionne, dal mio punto di vista, è di attendere se effettivamente questa opera di deindustrializzazione dell'Italia da parte del potere finanziario internazionale va in porto o meno. Se andrà in porto, allora lui certo che investirà fra un anno o due, perché potremmo arrivare anche noi a salari più bassi di quelli attuali, a garanzie sindacali ancora inferiori di quelle attuali, eccetera, eccetera. Se non andrà in porto, si vedrà. Però la sua azione non è, cioè vorrei che ci si rendesse conto di una cosa semplice: se si guadagna qualche minuto nelle pause, tutto quello che è stato contrattato e ottenuto da Marchionne, l'uscita dei sindacalisti con una certa targa dalla fabbrica, invece altri sindacalisti con una targa più amica possono starci, eccetera. Tutte queste operazioni qua sono operazioni politiche, non c'entrano niente con una maggiore produttività o meno, con una maggiore competitività o meno, con fare un prodotto migliore o meno. Sono operazioni politiche, esattamente come dalla parte del governo, fare una riforma del lavoro che va a intaccare l'articolo 18 è allo stesso modo, è assolutamente politica, altro che governo tecnico. È stato talmente tecnico che non ha neanche fatto bene i conti e poi è venuta fuori la storia dopo degli esodati che non sono gestibili quando c'è stata la riforma precedente. Ma il punto è che anche per quanto riguarda la riforma dell'articolo 18 non incide niente, zero incide sulla nostra competitività, sul fatto che gli imprenditori in Italia possano allora lavorare meglio o peggio. Adesso poi vedremo i dati di competitività, i dati reali e non le bufale. Quello che vorrei sottolineare adesso è che ci sono alcune operazioni che sono strettamente politiche e ideologiche, che non fanno altro che distruggere il nostro tessuto produttivo, non fanno altro che distruggere la nostra domanda interna, la capacità di spesa delle nostre famiglie, e non fanno altro che distruggere di conseguenza la nostra economia.
E la domanda di fondo in tutte queste che serpeggia, insomma, in queste 4 ore di lezione è: ma dove ci vogliono portare? Dove vogliamo andare? Perché se noi andiamo in Grecia o se noi andiamo in Argentina per motivi di speculazione finanziaria, e anche di privatizzazioni, 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 ovviamente l'instabilità sociale è elevatissima. Nell'instabilità sociale, un imprenditore come questo, che costruisce ricchezza e costruisce l'Italia e che, ripeto, ha 62.000 addetti in Italia e 75.560 complessivi. E qua non l'ho letto, ma credo proprio che abbia pochissime ore di sciopero e pochissime tensioni con la sua forza lavoro. Un imprenditore come questo ha interesse a fare azienda in uno stato destabilizzato dal punto di vista sociale? No. Un imprenditore come questo ha interesse a fare azienda come questo, scusate, il mouse non si sta muovendo. Come questo qua ha interesse a fare azienda in uno stato destabilizzato dal punto di vista sociale? Sì. Quindi il concetto è anche di questo tipo qua. Se noi procediamo in questa destabilizzazione e distruzione del nostro tessuto produttivo, poi durante questa lezione riporterò dei dati precisi anche da questo punto di vista, come la nostra bilancia dei pagamenti sia cambiata durante l'euro e come le nostre piccole e medie imprese stanno soffrendo tantissimo dai problemi di liquidità. Ma se noi andiamo verso la destabilizzazione, okay, facciamo un filtro al contrario anche nel mondo imprenditoriale. Gli imprenditori onesti, capaci, corretti avranno sempre meno interesse a stare in Italia e avranno sempre più difficoltà a stare in Italia. Gli imprenditori alla meno pago l'operaio, più sono contento, magari arriveranno anche, oltre a quelli che già abbiamo, ma non sono gli imprenditori che fanno ricchi l'Italia. E questo per dire due cose sulla classe imprenditoriale. Adesso invece andiamo a prendere i dati del World Economic Forum, scusate. Davos. Allora, Davos, per chi non conosce, okay, queste mie parlate sono orientate a chi non conosce, quindi spiego anche molto velocemente cos'è il Forum Mondiale di Davos. Si riuniscono tutti gli anni ed è il luogo dove grandi imprenditori, multinazionali e rappresentanti del governo si incontrano. Okay? Quando nacquero i forum sociali, i social forum, nacquero anche in risposta a questo forum, con una grossa differenza che qua si decidevano le politiche per la globalizzazione e le politiche per l'apertura dei mercati totali, mercati dei capitali, mercati di merci, eccetera, e le agevolazioni per le multinazionali. Nel forum sociali invece si discuteva di come questi modelli non avrebbero potuto funzionare, come questi modelli non potevano che portare al disastro. Noi lo dicevamo tanti anni prima, e adesso si stanno verificando le cose che venivano denunciate prima nei forum sociali. Comunque, torniamo a Davos. Questa è una definizione che adesso leggerò, che ricavo da un sito svizzero stesso. Davos è in Svizzera. Allora, il World Economic Forum è comunque un'organizzazione che non incontra favori unanimi. I critici l'accusano di essere un'organizzazione a beneficio dei ricchi, dove le potenze economiche private fanno pressioni sui politici per
i propri interessi. Okay? Lo dice questo sito svizzero che presenta il forum di Davos, per cui non l'ho detto io. Ma perché ho presentato questo? Per dare, diciamo, credibilità ai numeri che vi sto dando in questo momento e che vi vado a dare. Il forum di Davos fa, diciamo così, delle pagelle dove dà dei numeri per spiegare al capitale internazionale con dati molto sintetici, come in questo caso, i dati che vengono fuori da Davos ovviamente sono infiniti. Queste tabelle sono estremamente sintetiche. Però qua si legge chiaramente cosa gli studi di Davos suggeriscono al capitale internazionale a proposito dell'investire ad esempio in Svezia. Quali sono i fattori più problematici per fare business in Svezia? 24 è quotata la restrizione nel mercato del lavoro, la regolamentazione del mercato del lavoro. 22 è quotato il livello di tassazione. 10 l'accesso ai finanziamenti. Vediamo un altro paese, la Finlandia. La Finlandia è quotata 26 le tasse. Tassano troppo in Finlandia per l'imprenditore. La restrizione del mercato del lavoro 23. Ci sono troppe regole nel mercato del lavoro in Finlandia. È un fattore critico per il grande capitale internazionale andare a investire in Finlandia. Troppa regolamentazione del lavoro. Difficoltà di accesso alla finanza 12. Ho citato i primi tre. Vediamo un altro stato. La Germania. Abbiamo parlato molto di Germania e parleremo ancora oggi tanto. Restrizione del mercato del lavoro 20.7. Aliquote delle tasse. Tasse applicate alle imprese 18. Punto 1. Questi sono i dati critici. Svizzera, modello completamente diverso. In questo caso Davos dice agli svizzeri, aggiornatevi, studiate un po' perché il fattore più critico per voi è l'inadeguatezza nell'educazione della forza lavoro e non potete fare sempre solo banche o solo latte e cioccolato, l'economia va anche da altre parti, cavoli, informatizzatevi un po' di più. Inefficienza della burocrazia di governo 14 e come terza la restrizione della regolamentazione del lavoro. Adesso vediamo l'Italia. L'Italia ha come, e vorrei che qua rimanesse bello chiaro e ce lo terremo aperto, per quanto riguarda il capitale internazionale, i problemi italiani quali sono per venire a investire qua? Inefficienza del governo e burocrazia. Letto dall'interno dell'Italia vuol dire anche corruzione. Tasse, accesso alla finanza e come quarto piccolo che Cuba 10, legislazione del lavoro restrittiva. Diciamola in altro modo. Quando Monti va in giro per il mondo a dire investite in Italia, o prima lo faceva Tremonti,
Il capitale internazionale come prende queste cose che gli va a dire Tremonti o Monti? Le prende, dal mio punto di vista, in questo modo. O, prima di tutto, vedi di fare qualcosa sulla inefficienza del governo e sulla corruzione. Questo è quello che devi fare. Certo che se glielo va a dire proprio il governante, non è che sia molto credibile. Sto dicendo che se noi finalmente riuscissimo a avere un cambio radicale di classe politica in Italia, noi probabilmente, rispetto al capitale internazionale che vuole investire e non vuole venire a speculare in Italia trovando il lavoro a costo da terzo mondo, rispetto al capitale internazionale che vuole investire, forse è qua dove bisogna lavorare. E non certo qua. Ok? Chiaro il concetto? Cioè, ce lo dice Davos, eh? Non lo sto dicendo io. Adesso, per quanto riguarda la lista della competitività, sempre fornita dal forum di Davos, ok? E quindi i numeri con i quali il capitale mondiale decide per investire o non investire. Vediamo la competitività. La competitività è fatta di tante cose, non è fatta solo del costo del lavoro, ovviamente, anzi direi che è fatta soprattutto dal sistema paese e da capacità degli imprenditori di investire. La capacità degli imprenditori di investire e di innovare. Perfetto, allora abbiamo visto che, cavoli, la Svizzera era un paese con il costo del lavoro regolamentato. Pam, prima. La Svezia aveva il costo del lavoro regolamentato, era il suo più grande problema. Terza, la Finlandia, costo del lavoro troppo regolamentato, cioè costo del lavoro, mercato, scusate, del lavoro regolamentato. Dico cose, in queste 4 ore mi è capitato tantissimo di dire delle stupidate. Tenete presente appunto che così è una prima edizione, poi ne farò anche una migliore dove le parole sono tutte messe al posto giusto. Qua si sta andando all'improvvisazione. Ok. Mercato del lavoro. Troppo regolamentato, pam, quarto posto di competitività. Germania, mercato del lavoro troppo regolamentato, pam, sesto posto nella graduatoria della competitività. Noi, con la nostra destrutturazione del mercato del lavoro, che è stata quasi di più ad opera dei governi di centrosinistra che di centrodestra, anche questo è da considerare attentamente. Con la nostra destrutturazione del mercato del lavoro, per la quale appunto viene valutata solo in quarta posizione dal capitale internazionale come problema del nostro sistema Italia, noi siamo graduatoria della competitività. Beh, però siamo messi bene, eh? Siamo prima della Lituania, prima del Portogallo, dell'Indonesia. Ci va un po' di sfiga perché siamo sotto le Barbados, ma secondo me, se eliminiamo del tutto l'articolo 18, forse riusciamo a passare sopra le Barbados. Io questo lo proporrei come enorme riforma per sistemare l'Italia. Eliminare del tutto l'articolo 18 e passare dal 43 al 42 e fregare le Barbados. Secondo me è interessante come idea politica. Ok, va bene. Detto ciò, vorrei invece andare a capire cosa sta succedendo in Europa. Torniamo sullo scacchiere europeo e abbandoniamo, dicevo, non potevo non parlare molto velocemente e anche, perdonatemi, in modo così sommario e anche un po' superficiale, ovviamente, di mercato del lavoro e di classe imprenditoriale, anche se stiamo parlando di monete e di mercati.
Perché ovviamente sostengo, monete e mercati vengono prima, bisogna gestire bene questi e dopo di conseguenza un sistema paese può funzionare meglio o peggio, ok? Però qual era la fotografia di come poi si è sviluppata la nostra classe imprenditoriale, cioè classe attenta alla finanza e poco attenta al prodotto, all'investimento, al mercato, all'innovazione, da una parte, e dall'altra parte classe sindacale che va dietro. Noi abbiamo avuto buona parte della classe sindacale che è andata dietro alle politiche neoliberiste di Tremonti e alle politiche altrettanto neoliberiste della pseudosinistra. Questi due poteri italiani hanno contribuito non poco al disastro dell'Italia. E questo giusto per dare ad ognuno le proprie responsabilità, che non sono solo quindi della classe politica e non sono solo quindi della finanza. Comunque, ecco quanto la Germania guadagna dalla crisi, bilancia dei pagamenti più che decuplicata con l'euro. Fonte Sole 24 Ore. Adesso non leggerò tutto l'articolo, questo è del giugno del 2012, però leggiamo questo passaggio qua. E non finisce qui. La Germania, quello stesso paese che nel 97 passava, scusate, pagava sui Bund a 10 anni, Bund è l'equivalente del nostro BTP, quindi il titolo di debito italiano a 10 anni. Un tasso del 5,5, non lontano dal 6,1 del BTP di quel tempo. Quindi stiamo parlando di 97, prima dell'entrata nell'euro. Il nostro debito, ora della fine, con tutto che eravamo passati da una fase dove i nostri tassi e la nostra inflazione erano molto elevati, comunque prima di entrare nell'euro sostanzialmente avevamo già ristrutturato abbastanza questa situazione. Come l'avevamo ristrutturata? L'avevamo detto qui, ok? Avevamo già iniziato a scendere qua, i nostri tassi non erano elevatissimi, Siamo intorno a qui. Siamo intorno a qua, se parliamo del 97, pre-euro. Perché abbiamo avuto sia il problema di questa fase qua, dove il nostro debito è schizzato per i motivi che ho spiegato in una lezione precedente, e il problema quindi del non controllo del nostro debito da parte del tesoro, con il necessario rientro dopo lacrime e sangue, che era già continuato. Il problema è che lacrime e sangue da quel momento in poi non è mai più finito e a quel punto si è distrutta l'economia italiana. Su questo si è inserito tutti i problemi dell'euro, dall'entrata in vigore dell'euro in poi. Ma il discorso è quindi, nel 97 facciamo una fotografia Italia-Germania, e recuperiamo questo dato. Nel 97 il Bund paga 5,5 e il nostro BTP paga 6,1. In seguito qua si diranno questi numeri, quindi li leggiamo direttamente da questo post-it. La bilancia dei pagamenti della Germania prima dell'euro, quindi 89-2000, era meno 126 miliardi. Questo paese così eccezionalmente capace di produrre, esportare, fare buoni prodotti, eccetera, eccetera, ok? Mentre invece noi siamo delle schifezze, così ci veniamo dipinti. Prima dell'entrata dell'euro aveva una bilancia di pagamenti negativa, 126 miliardi. Dopo l'euro, dal 2001 ad oggi, più di 1.791 miliardi. È difficile pensare che non sia stato anche grazie all'euro. E nelle lezioni precedenti ho spiegato anche alcuni meccanismi con i quali la Germania si è avvantaggiata dall'euro.
Vediamo l'Italia. Prima dell'euro più 53 miliardi. Cioè, la nostra economia, che pure era vessata da tasse e da lacrime e sangue, comunque cresceva e comunque esportava. E comunque i nostri imprenditori, i nostri piccoli e medi imprenditori, non certo gli imprenditori alla Fiat, ok? Facevano funzionare la macchina Italia. E la macchina Italia, rispetto al resto dell'Europa, era in attivo. Dopo l'euro, meno 388 miliardi. Vediamola in modo animato, eh? Queste sono le bilance dei pagamenti, current account, dal 1996 ad oggi. Vediamo l'Italia in percentuale sul PIL. L'Italia è su, l'Irlanda è su, vediamo che la Germania è giù. Questo verde qua. Ok, adesso vi faccio vedere la sequenza. Questa è una sequenza che proietta anche Paolo Barna, ah, no, anche l'ho presa dalle sue proiezioni. E quindi devo lui questi grafici, ancorché sviluppati da economisti americani. Allora, rifaccio perché dà l'idea. Guardate l'Italia come scende, guardate la Germania come sale. Rifaccio. Guardate anche la Francia, che ha avuto un interesse finanziario esattamente come la Germania nel costruire l'euro così come l'ha costruito. L'hanno costruito questi due stati. Guardate anche la Francia come alla ora della fine si è stata schiacciata anche lei. E guardate l'Irlanda. Penso che non ci sia altra spiegazione, altro dato più semplice del vedere l'evoluzione della bilancia dei pagamenti anno per anno. Altro grafico, dicevo, più semplice per spiegare che cosa è successo. In particolar modo, e questo è il problema sul problema, che si è inserito dal 2008 ad oggi, dopo la crisi finanziaria americana e quindi con l'accelerazione di alcuni meccanismi distruttivi delle economie, alcuni meccanismi finanziari distruttivi delle economie reali, con l'accelerazione di quei meccanismi, a maggior ragione, la produzione industriale nei maggiori paesi dell'area dell'euro, per la Germania è andata così. Per altri paesi, come per l'Italia, è andata così. Questo è lo spread che ci deve preoccupare in assoluto di più. Non possiamo andare avanti così. Questa curva non può continuare a scendere in questo modo. Non può. Cioè, proprio. Vogliamo veramente finire come un paese del terzo mondo, ok? Quindi, riassumendo, perché ci sono vari fenomeni che sono accaduti e che vanno considerati come interagenti l'uno sull'altro. Ritorniamo a parlare di sistema monetario e di sistema, e di gestione del debito in Italia. Noi abbiamo avuto un primo fenomeno che non ha fatto certo bene alla nostra economia, gli anni 80, quando il tesoro si è sganciato da Banca Italia e noi abbiamo avuto la corsa del nostro debito a parità di spesa primaria, la corsa del debito
a parità di spesa primaria. Okay? Cioè, lo Stato ha iniziato a prendere più soldi di quanti non immettesse, cioè a ridurre i soldi che immetteva nel sistema, nel settore privato. Abbiamo avuto un secondo fenomeno al fine di recuperare quell'errore che ha portato tantissime risorse alla finanza, ok? Al fine di recuperare quell'errore abbiamo inaugurato le lacrime e sangue, abbiamo generato uno Stato che tassava di più di quanto non fosse la spesa primaria. Questa cosa si può anche fare con oculatezza, ma non all'infinito. E invece è andata avanti all'infinito, ancora oggi ci dicono lacrime e sangue, se no che cosa? Lacrime e sangue ci portano alla morte, punto. Poi abbiamo avuto un terzo fenomeno, l'introduzione dell'euro. L'introduzione dell'euro ha generato diversi problemi e ho tentato di spiegarli nelle 3 ore precedenti. Poi abbiamo un quarto fenomeno che dà la mazzata definitiva alla nostra economia, particolarmente, che è la crisi finanziaria. La crisi finanziaria americana ha generato fenomeni speculativi di puro furto su alcune economie. Su alcuni stati europei. In Italia abbiamo sostanzialmente, dal mio punto di vista, ricevuto questo 1-2. Peccato che era un 1-2-3-4. Speriamo di non vedere un 5. Va bene, quindi detto ciò, mi sembra assolutamente evidente che stare dentro l'euro non ci conviene, ma non ci conviene proprio, proprio alla grande non ci conviene. Adesso vedremo di capire cosa potrebbe voler dire uscire dall'euro. Okay? Prima vi devo un dato. Questo è il dato del cambio yuan-dollaro. Vi dicevo, la Banca Nazionale Cinese tiene costante il cambio sul dollaro. E questo lo si vede molto chiaramente qua. Si dice che il cambio fluttua, perché in realtà fluttua. Prima fluttuava, fino a qualche anno fa, fluttuava dello 0,25% in su e in giù, adesso è dello 0,5% in su e in giù. Ma sostanzialmente è un cambio controllato. E questo è il motivo per il quale, l'unico motivo per il quale i prodotti cinesi si vendono all'estero tantissimo da una parte. E è molto conveniente per la speculazione, per un certo tipo di industriale produrre in Cina. Cioè per l'industriale che va a cercare il costo più basso possibile, i meno fastidi possibili nel gestire il personale e i profitti più alti possibili. L'imprenditore, appunto, che non fa impresa perché l'impresa è parte del paese, ma è l'imprenditore che fa impresa perché aumenta i soldi in tasca sua, punto. Se poi il paese muore, non è un suo problema. Quindi, il fatto che la Cina adottasse questo tipo di politica monetaria non era solo funzionale ai cinesi, ovviamente è stato funzionale a un certo tipo di imprenditoria, è evidente. Cosa potremmo fare? Allora, questo è un discorso importante e che va affrontato con molta oculatezza. Allora, uscire dall'euro non si può certo uscire da un giorno all'altro. Uscire dai trattati che sono stati firmati sarà una cosa difficile e non immediata. Sicuramente però potremmo avere qualcuno che in Europa inizia a essere fuori dal coro.
se cambiassimo persona al governo. E questo sarebbe una prima cosa da fare. Seconda, possiamo nel frattempo, prima che l'euro crolli di per sé, perché secondo me, come dicevo appunto in altre lezioni, l'euro crollerà comunque, prima che l'euro crolli, potremmo mettere su dei sistemi di monete complementari, locali, in modo di fornire liquidità alle nostre piccole e medie imprese per vedere di aiutarle a sopravvivere e con loro aiutare a sopravvivere le forze lavoro, i loro dipendenti, le famiglie. Poi, cosa potrebbe voler dire uscire dall'euro? Beh, intanto vorrei dare questi dati qua. Anzi, prima ancora. Proprio a livello di informazioni di base, la Banca d'Italia, credo ormai, almeno chi va in rete lo sa, è una banca privata. La proprietà della Banca d'Italia è delle singole banche. Dalle prime come Intesa e Unicredit che hanno questo numero di quote, alle ultime che non hanno neanche voto e che hanno delle quote bassissime. La lista è molto lunga, la potete trovare a questo indirizzo. Okay? La Banca d'Italia possiede pro quota la BCE. Quindi la BCE, la Banca Centrale Europea, è partecipata dalle varie banche dell'area euro. Faccio notare che fra queste banche che posseggono la BCE ci sono anche e anche rilevanti banche che non adottano l'euro, come la banca inglese, come la banca svedese, Danimarca, ok? E queste sono le quote percentuali di capitale. La Banca d'Italia è la terza, ha un bel 12,5%. Il capitale versato è 1.136 milioni, quindi fatevo il conto, comunque, va bene. Ok, se l'Italia uscisse dall'euro, a parte la gestione del debito che è di parte dei nostri titoli di Stato in mano a banche tedesche e francesi, a parte questo, ma proprio se succedesse che qua non ci sono più così tanti accordi con gli altri, noi non è che pesiamo poco. Non siamo questo 2% della Grecia che esce dall'euro, o del Portogallo, o dell'Irlanda che esce dall'euro. Se per caso, dico per caso, l'Italia uscisse dall'euro, l'euro dal mio punto di vista sopravvivrebbe 6 mesi, non di più. Questo è un punto sostanziale. Cioè, noi dobbiamo renderci conto, non solo, come tentavo di spiegare prima, che la nostra industria era competitiva, che avevamo un gioiello produttivo di piccole e medie imprese, che non è vero che siamo spendaccioni, cioè ci stanno infinocchiando con tutte queste menate qua. Noi siamo, uno, importanti in Europa, due, un modello produttivo che era anche invidiato in giro per il mondo. 3. Possiamo essere anche imprenditori geniali e capaci. 4. Pesiamo. Noi pesiamo in Europa. Se solo avessimo dei governanti che si fanno sentire, noi in Europa pesiamo. E comunque vorrei, così a puro titolo esemplificativo, fare delle somme sui capitali, sulle percentuali di proprietà della BCE. Se noi sommiamo Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda,
Raggiungiamo il 25,63%, pesiamo un filo di più, della Germania. Se noi pesiamo questi più la Francia, arriviamo al 39%. La Germania, se ci fosse un blocco così, e la Germania magari perseguisse degli accordi con l'Inghilterra, loro comunque non peserebbero quanto Italia, Francia e gli altri paesi che sono messi in ginocchio dalla speculazione. La butto lì, è chiaro che questi numeri in realtà dicono poco se non sono gestiti. Uno, due, dicono pochissimo. Perché il sistema di potere, il sistema decisionale della BCE non va sicuramente in base a quei numeri. Adesso non entro nel merito, ma questo è solo per far capire, insomma, che dovremmo iniziare a non pensarci come hanno reso i greci pensanti se stessi. I greci hanno iniziato a pensare di se stessi che lavoravano poco, bevevano orzo tutto il giorno, sfaccendati, e quindi gli va bene quello che gli sta arrivando. A noi, appunto, ci fanno pensare che abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità per tantissimi anni, e vorrei andarlo a spiegare nel dettaglio al dipendente del Ministero dell'Istruzione, o al pensionato. Ci hanno insegnato nel tempo che noi abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità, che noi comunque siamo truffaldini, e che quindi quello che ci arriva ce lo meritiamo. Ok, siamo anche truffaldini. Ci sono anche gli imprenditori che hanno fatto impresa solo pagando poco il costo del lavoro, il meno possibile, e evadendo le tasse. Questo è un problema. E poi un grande problema di corruzione, questo ce l'abbiamo. Ma questi problemi sono anche risolubili, a patto che noi però iniziamo a pensare che esiste tutta un'altra Italia, e c'è, e su quell'Italia bisogna puntare per rifare nascere l'Italia nel suo complesso, e non certo sul deprimere l'Italia nella sua interezza. E quindi ritorno al discorso di fondo che a me sta molto a cuore, fra che differenzia fra una classe imprenditoriale ed un'altra. Quasi scommetterei, che del vecchio e tutta la sua catena produttiva e tutti gli imprenditori che lavorano per lui hanno poco a che fare con l'evasione delle tasse. Non quasi scommetterei, non ho nessun dato per dire il contrario, quindi sono sicuro che è così. Sono altrettanto sicuro che, come sapete tutti, Marchionne non paga le tasse in Italia. Un bel esempio. Non è che sia evasione di tasse, è solo che potrebbe pagarle qua, per dare un esempio personale di come si è attaccati al proprio paese. Ritorno su questo, ecco quanto la Germania guadagna dalla crisi: bilancio dei pagamenti più che decuplicata con l'euro. Okay? Quell'articolo finisce dicendo questa frase: questo può certamente diventare il modello sociale della nuova visione d'Europa, a patto però che la Germania, lo stesso paese dove debito e colpa si dicono allo stesso modo, Schuld, faccia un passo indietro o in avanti e guardi al di là dei propri confini. Mi ha interessato di questa frase
il fatto che in Germania debito e colpa si usino con la stessa parola. E mi ha evocato questo discorso che vorrei condividere con voi, che è un discorso filosofico, poi torniamo a numerini. Mi prendo 3 minuti di questo discorso filosofico. Nel Medioevo, partiamo da là, c'era tutto un sistema di potere per cui i poveri sostanzialmente erano tenuti ignoranti. E la Chiesa aveva un grande potere di controllo. Okay? Non c'erano solo le tasse che tutti gli stati dovevano alla Chiesa, la decima, cioè, la decima era un decimo, non erano le tasse attuali. Comunque, non c'era solo quello, ma c'era il fatto che sostanzialmente in pochi conoscevano che cosa c'era scritto esattamente sul Vangelo, ok? Ma tutti credevano in Dio e tutti credevano nel Dio che i sacerdoti, che i cardinali dicevano fosse quello. Okay. Noi viviamo nell'epoca dove c'è il Dio dollaro. Nessuno vi spiega o ha interesse a spiegarvi come funziona il Dio dollaro e come funziona la moneta. E tutti hanno interesse a tenervi controllati con il debito. Il debito che è la vostra colpa. Ed è come il peccato originale. Nessuno conosce esattamente cosa c'era scritto, nessuno conosceva cosa c'era scritto nel Vangelo. Poi è arrivato qualcuno a dire: ma facciamo leggere il Vangelo al popolo, vediamo veramente cosa c'è scritto. Non è mica detto che quello che legge il cardinale sia esattamente quello che c'è nel Vangelo. E da lì è partita una rivoluzione culturale enorme. Da quella rivoluzione culturale, secondo me, è disceso dopo un po' anche la prima rivoluzione industriale. Noi dobbiamo far partire, e poi c'è stata la parola scritta, e poi c'è stato il libro, e poi c'è stata la diffusione della capacità di leggere, eccetera, eccetera. Okay? Noi adesso abbiamo internet, possiamo informarci direttamente, andiamo incontro alla rivoluzione industriale data dalle nuove forme energetiche, allora era il vapore, la seconda è stata sul petrolio, noi siamo alle porte della terza. Ma questa terza rivoluzione industriale che sta nascendo con la diffusione delle informazioni in internet, che sta nascendo perché ci sarà una diversa distribuzione del potere geopolitico, fra un attimo ne parliamo, ok? Per cui le attuali situazioni e assetti degli stati andranno modificati comunque, che nascerà perché ci saranno nuove forme energetiche meno controllate dagli stati. Adesso il petrolio è rigidamente controllato da politiche governative di alcuni stati rispetto ad altri, come ben si sa, ma quando le energie saranno molto più diffuse e molto meno monopolizzate, come sono strutturalmente le energie rinnovabili, man mano che prenderanno piede, okay? Anche il panorama di controllo politico sulle fonti di energia cambierà. Ma di conseguenza cambieranno anche le tecnologie, esattamente come è successo nella prima e nella seconda rivoluzione industriale. La nostra rivoluzione culturale, quale deve essere? Quella di capire come funziona la finanza, come funziona la moneta. Esattamente come nel Medioevo, tutti parlano di Dio. Tutti credono di conoscere Dio perché ce l'hanno in tasca e perché ogni giorno hanno a che fare con Dio, cos'è? Ma nessuno lo, come era appunto nel Medioevo, ok? Oggi succede col soldo, ma nessuno sa come funziona esattamente il soldo, nessuno sa quali sono i meccanismi della finanza. Più noi conosceremo questi meccanismi e più non ci faremo fregare dalla colpa del debito. Ok?
quantomeno capiremo se uno Stato fa debito, chi lo fa, perché lo fa, a che fine. Scusate, se uno Stato, se un governo fa debito. Allora, adesso parliamo di alcune bufale che vengono normalmente diffuse. Se uscissimo dall'euro avremmo un grave problema di approvvigionamento del petrolio, ad esempio, e dell'energia. Allora, la nostra economia tutt'oggi, ok, è produttrice di beni primari, ok? Al netto, cioè produciamo più di quanto consumiamo, esportiamo anche beni primari. La nostra bilancia dei pagamenti soffre soprattutto per il settore energetico. Noi abbiamo una politica energetica delirante che abbiamo perseguito durante tutti questi anni, abbiamo puntato pochissimo sulle fonti rinnovabili, i tedeschi hanno molti più pannelli solari di noi, ok? E noi, vabbè, abbiamo avuto la classe politica ignorante che abbiamo avuto. Ma detto ciò, c'è da tenere presente anche che noi importiamo petrolio, soprattutto greggio, perché noi lo raffiniamo anche. Per cui buona parte della catena del valore nel petrolio, ok, è fatta qua in Italia, differentemente da altri paesi che importano anche proprio il prodotto finito. Dopodiché, se noi uscissimo dall'euro, si stima che avremmo una svalutazione di circa il 20%, ma forse anche un po' di più. Questo cosa vuol dire su cosa potrebbe costare di più o di meno l'approvvigionamento del greggio sui mercati internazionali? Va bene, qua questi due grafici fanno vedere come l'andamento del prezzo del petrolio sia quanto di più speculativo e instabile si possa pensare. Questo, guardate, non a caso è la crisi finanziaria americana. Petrolio è passato da 140 dollari al barile a 40. Quante volte è? Provate a rendervi conto. Poi ha ricominciato a salire, ma anche in una qualsiasi di queste curve qua, ok? C'è una fluttuazione enorme in una qualsiasi di queste qua. Qua c'è una fluttuazione enorme. Quindi pagare un po' di più o un po' di meno il brand, all'interno delle fluttuazioni enormi che ha il prezzo del brand a prescindere. Sì, certo, lo stai pagando di più per problemi di svalutazione della tua moneta, ma rispetto a un altro momento dove valeva molto di più il petrolio, tu comunque lo pagavi tanto, okay? Ma il discorso non è tanto questo. Il discorso è che questa invece è la curva di quanto i cinesi si stanno impadronendo anche del mercato del petrolio, che è un mercato in mano agli americani. Non solo perché il petrolio si paga in dollari, ma perché, come ben sapete, gli americani si tengono stretto, tutte le relazioni con gli stati che producono petrolio e non vi sto a raccontare, insomma, quello che è sotto gli occhi di tutti, nelle relazioni fra i governi vari, tutti i governi americani e, le zone del pianeta dove si produce petrolio. Ma il dato sostanziale che sta passando vorrei che si leggesse molto bene questa cosa qua. Questa è l'informazione più importante che do in questa lezione e forse l'informazione più importante in assoluto di questo ciclo di lezioni. La Cina snobba il dollaro e paga il petrolio in yuan. Per gli esperti questa nuova guerra è l'inizio di un nuovo ordine mondiale. È esattamente così.
Cosa è successo? A sud dell'Iran, nel Golfo Persico, si erge l'isola di Kish. Questo piccolo lembo di terra, dove vivono poco più di 20.000 abitanti, è sconosciuto ai più, ma potrebbe presto conquistare fama, poiché nel luglio 2011 il ministro del petrolio ad interim, iraniano, ha inaugurato in questa isola la prima borsa al mondo dove è possibile acquistare e vendere petrolio senza avere un dollaro. Per questo motivo c'è chi pensa che l'isola di Kish, così come la cittadina del New Hampshire, Bretton Woods, è stata per circa 30. A Bretton Woods si sono fatti gli accordi che stabilivano che il dollaro era l'unica valuta convertibile in oro e tutte le altre valute del pianeta si convertivano al dollaro, per cui il dollaro diventava di fatto la moneta di riserva nelle banche centrali del pianeta, ok? Parallelamente all'oro che le banche centrali avevano, potevano avere anche dollari, perché tanto i dollari erano convertibili in oro. Ed è il famoso assetto monetario planetario che poi nel 1970 è saltato. Questo assetto è stato deciso a Bretton Woods nel 1944, un po' prima che finisse la guerra. Insieme a questo assetto, però, nel tempo si è stabilito anche che le materie prime venivano, e segnatamente il petrolio, venivano pagate in dollari. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se gli americani emettevano moneta e stampavano moneta, a prescindere dal loro bilancio dei pagamenti, a prescindere dalle loro politiche monetarie interne, a prescindere dalla loro economia, quanto esportavano o importava, i dollari che stampavano venivano comunque richiesti dal resto del mondo, perché se io devo pagare il petrolio in dollari, devo comunque acquistare dollari per acquistare petrolio. È il discorso della prima lezione: io ti do l'evidenziatore, tu mi dai moneta. Se la moneta che mi dai è solo può essere il dollaro quando dall'altra parte c'è il petrolio, è chiaro che il dollaro diventa una moneta ricercata e valutata. Perfetto. Cosa si è deciso qua? Che accordo c'è fra i cinesi e gli iraniani? Questo accordo che è veramente rivoluzionario, cioè gli iraniani vendono petrolio non solo in dollari, ma anche in yuan, e là, su quella piazza là, può andare chiunque a comprare petrolio in yuan e non necessariamente in dollari. Viene quotato e venduto in yuan. Non solo, ma i cinesi, vediamo qua, la decisione della Cina di pagare in yuan le forniture di petrolio provenienti dalla Russia, che ha accettato di buon grado, rispondendo che le risorse di oro nero a favore del partner asiatico saranno illimitate, benché poco reclamizzata dai media, potrebbe essere l'alba di un nuovo ordine mondiale dove il dollaro potrebbe progressivamente perdere il proprio ruolo centrale. Spiega Vedana. Non dimentichiamo infatti che il bene di gran lunga più scambiato oggi al mondo è proprio il dollaro. Scusate, il petrolio o il dollaro. Appunto, è un lapsus non a caso. Cosa succede? Succede che non solo si può acquistare petrolio in yuan, ma che oltretutto il petrolio è anche tramite questi due fornitori che hanno fatto accordi con la Cina, l'Iran e la Russia soprattutto, il petrolio è disponibile e ce n'è in quantità. Allora, i cinesi hanno detto per lunghi anni agli americani, vediamo di fare una moneta diversa, che serve per gli scambi internazionali, vediamo di fare un accordo diverso. Il dollaro non può continuare a essere l'unica moneta
leader nel pianeta. Gli americani ovviamente non cedono sulla loro posizione, chi glielo fa fare? D'altro canto anche i cinesi non cedono sulla loro posizione, non quotano certo lo yuan sul mercato libero e se lo tengono sottovalutato come attualmente è. Questa è la lotta che c'è sotto, enorme, che si scarica anche nel momento in cui la speculazione americana sostanzialmente arriva in Europa, aggredisce alcuni paesi, eccetera, si scarica anche sull'area euro, okay? Perché la speculazione fa sì che la convergenza, si possa creare una convergenza di interessi fra tedeschi, inglesi e americani. Avevo fatto vedere come convergono i tassi di interesse di questi tre paesi, come questi tre paesi stanno ristrutturando il loro debito a gratis, attirando capitali. Tutto questo si scarica sulla parte meridionale dell'Europa, ma tutto questo genera anche un'instabilità dell'area euro, instabilità dell'area euro che è comunque funzionale al dollaro, perché il dollaro sempre più debole, ma debole anche dal punto di vista del suo cambio, perché gli americani dall'altra parte hanno deciso di stampare dollari in quantità, 40 miliardi di dollari al mese stanno stampando attualmente, dopo rivedremo questa cosa qua. Il Brasile attacca gli USA, è scoppiata la guerra delle valute. Allora, rifacciamo il quadro. Gli americani vanno sempre più in crisi, il dollaro è sempre più debole. Oltretutto arriva la crisi finanziaria. La crisi finanziaria in qualche modo si scarica poi sull'Europa, ma principalmente perché la speculazione aggredisce alcuni paesi europei. L'aggressione ad alcuni paesi europei però è funzionale ad altri paesi europei, quindi la Germania capitalizza molto questa instabilità attirando capitali. Perfetto, allora a questo punto tutta l'area euro è un'area non più stabile e i grossi capitali internazionali vanno verso titoli di Stato e verso alcuni paesi ritenuti più sicuri, sterlina, dollaro e titolo di Stato tedesco. Okay? Questo è tutto dalla nostra parte, ma perché c'è tutta questa tensione internazionale? Perché il dollaro è comunque in tensione infinita nei confronti dello yuan e perché in questo contesto i paesi emergenti, anche loro, sono stufi, ma molto stufi, che gli americani inflazionino il pianeta stampando dollari. Perché? Perché il dollaro debole rende la moneta brasiliana, ad esempio il real, forte. E ovviamente le esportazioni dei brasiliani ne soffrono e ne soffrono parecchio. Questo è il contesto internazionale. Perfetto, se noi uscissimo per caso, buttiamola lì, dall'euro, uno, l'euro non sopravvivrebbe molto perché noi siamo pesanti. Se noi usciamo dall'euro, dal mio punto di vista, nel giro di 6 mesi l'euro crolla. Questo vuol dire che tutta la svalutazione, la lira debole, debole di un 20%, noi abbiamo già avuto peraltro svalutazioni pesantissime, prima di entrare nell'euro noi abbiamo avuto, quando siamo usciti dallo SME, ci hanno buttato fuori, la speculazione ci ha buttato fuori, noi abbiamo avuto una svalutazione rilevante. Okay? Quando siamo entrati nell'euro, non si chiama svalutazione tecnicamente, ma praticamente lo è stata, il potere d'acquisto nostro si è quasi dimezzato. Noi siamo passati dalle 1.000 lire al euro, ok? In termini concreti, diciamoli così, quella è stata una svalutazione, ok? Avere una svalutazione non è un grossissimo problema, è un grossissimo problema per i nostri creditori, per chi detiene semmai quel credo 40% di debito che abbiamo all'estero e che è in mano alle banche d'affari e che è in mano a banche tedesche, francesi, americane, eccetera.
ma per noi può anche non essere un grandissimo problema. Sicuramente è un problema per l'euro. Se per caso crollasse l'euro, cosa succederebbe? Succederebbe che noi rivalutiamo immediatamente. I tedeschi, che hanno in questo momento sottovalutato, perché a loro sta, è svalutato per loro l'euro, per noi è una valuta forte, per loro in questo momento è una valuta debole. Quindi il marco, i titoli di Stato euro che diventano marchi, si rivaluterebbero come abbiamo detto. Perfetto, ma se il marco si rivaluta rispetto al dollaro, e la lira si svaluta rispetto al dollaro, il marco che si rivaluta non esporta mica più come sta esportando adesso. Tutta l'economia tedesca basata su consumi interni limitati e economia in espansione verso l'esterno, che soprattutto nel mercato europeo si sta avvantaggiando sui nostri mercati, noi compriamo dalla Germania di più di quanto non comprassimo prima. Tutta quell'economia lì, nel giro di pochissimo, si ferma, morale. Se noi usciamo dall'euro, dal mio punto di vista, l'euro non dura poi molto. I tedeschi hanno interesse, cioè l'interesse finanziario dei tedeschi cessa, e se l'euro crolla, i tedeschi hanno gravissimi problemi. Perfetto. Messo in un contesto dove, cioè, noi petrolio a quel punto siamo abbastanza liberi, lo possiamo comprare in dollari, ma lo possiamo comprare anche in questa nuova borsa qua. Chi ci impedisce di acquistare petrolio in questa nuova borsa? Non lo so. Il punto è che nei prossimi anni, così io la vedo, avremo comunque delle turbolenze enormi. Possiamo o tentare di governarle o subirle in toto come le stiamo subendo adesso. Però dobbiamo sicuramente avere in testa che non possiamo non conoscere le cose come stanno. Non si può avere un'informazione in Italia dove questa notizia, questa che ho ripreso prima, della creazione della borsa dove il petrolio può essere comprato in yuan, ok? Non si può vivere in un paese dove questa notizia non è la prima notizia in prima pagina sui giornali. Non si può. Perché saremo sempre, se no, il popolo bue al quale viene detto la solita storia, no? Tu hai speso tanto, tu adesso devi pagare le tasse, eccetera, e non capiamo niente di che cosa sta succedendo. Nei prossimi 5 anni l'assetto del potere finanziario mondiale è destinato a cambiare. Questa notizia qua è una notizia che a me fa pensare, ad esempio, che gli americani tenteranno in tutti i modi di portare la guerra in Iran. E se non l'hanno fatto ancora fino adesso, perché probabilmente dietro l'Iran la Cina potrebbe decidere di no, la guerra qua non si fa. Ma è questo quello che c'è sul tappeto. La mia opinione non è né pro uno né pro l'altro, né contro uno né contro l'altro, questo veramente interessa assolutamente nulla adesso. Mi interessa che venga conosciuto cosa succede e che per favore nessuno dica più che se uscissimo dall'euro avremmo dei gravissimi problemi per finanziare l'energia in Italia. Avremmo problemi solo se continuiamo ad avere delle classi politiche incapaci, subalterne rispetto soprattutto al potere finanziario o espressione diretta del potere finanziario. Andiamo velocemente su quest'ultima slide.
e poi abbiamo finito. Dicevamo, gli americani stampano moneta, la stampano la Fed con il terzo quantitative easing, questo è un po' più complicato da spiegarvi. Fatto sta che negli ultimi anni la Fed ha inaugurato, questa è la terza volta che inaugura una politica di grande immissione di liquidità nel sistema americano, e questo ovviamente produce un deprezzamento della moneta americana. Qua lo si vede chiaramente. Questo indice è un indice Wall Street Journal Dollar Index, cioè è quanto vale il dollaro rispetto a un paniere di altre monete, non rispetto a una singola altra moneta, ma rispetto a un paniere di altre monete. Vedete che il dollaro si apprezza e poi si deprezza, okay? Noi abbiamo avuto due immissioni di liquidità non indifferenti, adesso è iniziata la terza. Cos'è la guerra delle valute? Do questo ultimo dato e poi m'azzittisco per queste lezioni, anche perché anche questa qui è arrivata lunga. Allora, da qualche mese è riscoppiata la guerra delle valute. Parola di Guido Mantega, ministro delle finanze brasiliano, che vanta il copyright di questa espressione, da lui coniata da quando gli Stati Uniti, dopo il fallimento Lehman Brothers e la crisi dei derivati subprime, hanno varato nella primavera del 2009 manovre di quantitative easing, allentamento monetario, attraverso l'acquisto di titoli, stampando moneta da parte della Federal Reserve. Il punto è che quando gli americani hanno deciso di fare questo, lunedì mattina la Bank of Japan ha risposto alla Fed con un altro quantitative easing. Ha deciso di incrementare, ovvero 98 miliardi di euro, un altro fiume di liquidità, nuova moneta appositamente stampata per provare a indebolire lo yen, la moneta giapponese. Cosa succede? Il governo del Perù ha fatto uguale, la banca centrale della Turchia ha fatto uguale. Vuol dire questa cosa qua: nel momento in cui gli americani, per loro interessi, e in questo caso anche interessi elettorali, cioè il governatore della Fed, Bernanke, ha fatto un favore a Obama, d'altronde è espressione di Obama, Bernanke, e viceversa. Comunque, questo è un altro discorso ancora. Mi piacerebbe entrare in questo discorso, però sarà una quinta lezione. Il punto è che la Fed ha fatto un favore ad Obama sotto elezioni, immettendo liquidità e quindi facendo quello che si dice surriscaldando l'economia o agevolando l'economia, per i discorsi che facevamo nella seconda lezione. Quando un governo immette liquidità è chiaro che è più facile per il settore privato espandersi. I repubblicani hanno protestato non poco quando la Fed ha deciso questa politica, proprio perché sarebbero andati in campagna elettorale. Però il punto è un altro sul quale adesso volevo mettere l'attenzione. Se fa una cosa così la banca centrale americana, il problema è che in cascata lo devono fare anche le altre, nel senso che quando l'America fa questa cosa qua, ovviamente ci sono più dollari, i dollari si deprezzano, ma questo vuol dire che le altre monete si apprezzano rispetto al dollaro. Questo vuol dire che, ad esempio, i prodotti giapponesi si vendono più difficilmente negli Stati Uniti, o tutto quello che viene quotato in dollari, e quindi non necessariamente acquistato dagli Stati Uniti, aumenta di prezzo. E così incatena tutti gli altri. Ovviamente chi ne soffre di più sono le economie che stanno crescendo e che sono esportatrici nette, e che quindi a loro volta devono fare queste politiche espansive monetarie. Noi che famo?
E noi invece siamo in una situazione rigida dove le politiche espansive monetarie non vengono fatte perché la Germania non ha più di tanto interesse a farle, perché la Germania tanto ha un mercato interno europeo che sta andando a suo favore, ok? Ma in ogni caso finirà che anche la BCE dovrà immettere liquidità. Per dire che cosa questo? Per dire che in realtà il sistema internazionale dovrebbe veramente cercare di autoregolamentarsi, perché non può più esistere che una economia rispetto a un'altra possa avere dei vantaggi competitivi dati da tassi di cambio, che vengono governati per interessi del singolo Stato, ma che vanno a disallineare o introdurre gravi tensioni fra le economie di vari Stati nel pianeta. Il sistema così non può andare avanti per tanto, ed è appunto quello che i cinesi dicono da tempo, ma che anche le economie dei paesi emergenti dicono da tempo. Nel caso specifico nostro, noi abbiamo un problema ulteriore, che oltretutto la BCE non è neanche controllata da questo o quel governo. La BCE fa un po' quello che vuole, che poi gli interessi della BCE, che poi la BCE faccia gli interessi di alcuni governi e non di altri, di una certa speculazione e non della finanza corretta dal mio punto di vista. Ok? Questo è un altro discorso, ma il punto è che in ogni caso, ad esempio noi in Italia abbiamo un problema sul problema. Bene, ultimo concetto, ultimissimo. Introdurre moneta in uno Stato per pompare la sua economia, ok? È positivo o è negativo? Nel caso dell'America, l'abbiamo visto un attimo fa, è sicuramente qualcosa che turba i mercati internazionali, non solo, ma poi bisogna capire come viene governata questa maggiore liquidità. Non è che aumentare la liquidità in uno Stato sia di per sé o positivo o negativo, dipende con che fine lo si fa. E questo è il discorso conclusivo che vorrei fare. E in questo caso mi rifaccio esplicitamente alla Modern Money Theory e a quello che viene diffuso dal giornalista Pano Barnard e da anche le persone che lavorano con lui, riprendendo appunto le teorie di alcuni economisti americani. Fra i quali Mosler, che ho anche conosciuto personalmente, no? Questo è indifferente. Beh, prima di conoscere come in Italia venisse diffusa la Modern Money Theory. Secondo quella teoria, ed è secondo sostanzialmente Keynes, per uscire da momenti di grave recessione, come quelli attuali, la strada è una sola, quella che lo Stato possa spendere, quindi si metta moneta e lo Stato spenda. Punto. Ma come spende? Noi abbiamo avuto nel decennio che abbiamo stigmatizzato degli anni 80 immissione di moneta, espansione della base monetaria, espansione del debito, eccetera, ma la spesa primaria è rimasta costante. Quindi sostanziale è come vado a spendere i soldi che genero? Se i soldi che genero li spendo per fare crescita, quindi per agevolare il lavoro, per finanziare imprese innovative,
per finanziare lo sviluppo, ma veramente, e non per finanziare la corruzione. Allora l'immissione di moneta è positiva. Ad esempio, in Argentina, da una parte per uscire dall'enorme crisi dove la speculazione li ha mandati, okay, da una parte hanno messo assolutamente sotto controllo la finanza, ma dall'altra parte hanno fatto delle politiche molto precise di piena occupazione finanziata dal governo. Politiche di piena occupazione finanziate dal governo. Se noi finiremo in Argentina, e spero di no, e spero che prima il popolo italiano, informandosi, capisca che alcune cose vanno cambiate e l'informazione poi piloterà non si sa che cosa, ma quantomeno un cambio della classe dirigente in toto, okay? Compreso quella pseudo-sinistra che è stata organica a questo sacco della piccola media economia italiana a favore della finanza o dei grandi imprenditori che sono diventati finanzieri. Quindi il processo è informarsi. Dopo cosa succederà, non lo so, però il punto è che se arrivassimo in Argentina, il modo di uscirne è uno solo, mettere sotto controllo la finanza e fare delle politiche di piena occupazione. Punto. Ed è semplice dal punto di vista concettuale. Ci sono anche applicazioni molto chiare, esempi in giro per il pianeta molto chiari, quello dell'Argentina prima di tutto, e quindi vediamo di orientare il nostro pensiero agli esempi positivi di come può essere condotta l'economia di uno Stato. Iniziare a conoscere gli esempi positivi. Okay? Questo lo ritengo assolutamente fondamentale. Con questo chiuderei questo ciclo di lezioni, insomma, di parlate, come vengono. Peraltro, aprirò un canale appena possibile per rispondere a tutte le domande e a tutti i chiarimenti che vorrete, farmi avere, e richiedermi. Compreso anche tutte le rettifiche che mi verranno suggerite, perché do per scontato appunto che avendo parlato per 4 ore, anzi 5 in realtà, e rotti, un po' di imprecisioni sono andate, insomma, ne faccio ammenda, non ho neanche risentito questi video. Li risentirò e quando ne farò una edizione definitiva sicuramente per primo emenderò qualche castronata che sicuramente da qualche parte sarà andata, insomma, spero non molte comunque. Va bene, grazie a tutti, ciao.